Ebbene sì, sono 40. Oggi Gigi Buffon compie 40 anni. 40 è un numero, una data importantissima. Perché? Perché intanto dal punto di vista umano, personale di Gigi Buffon, oggi inizia quel cammino degli Anta dopo i 20, 30, Anta. Anta 40, 50, 60. Quindi inizia, secondo me, secondo tutti, insomma, la seconda parte della propria vita. Seconda parte perché comunque mediamente la vita di un uomo è di circa 80 anni, quindi 40 sono già passati. Ora iniziano i prossimi 40 anni, i secondi 40 anni, gli auguro anche di più, di Gigi Buffon. Data importantissima per il discorso della persona, ma anche per il professionista, per il calciatore. Quella dei 40 potrebbe coincidere con la data del suo ritiro. Probabilmente a giugno si ritirerà, non si sa ancora la conferma definitiva perché, come sappiamo, c'è una Champions in ballo ancora, per ora, quindi non possiamo dire nulla al riguardo. E comunque ci sono decisioni che dovrà prendere lo stesso Buffon di qui alla fine dell'anno. Insomma, 40 potrebbe significare per Buffon tantissime cose, nel bene e nel male, perché anche il ritiro può essere visto come una cosa giusta o comunque buona, ma anche non molto buona, perché comunque finisce l'era di un calciatore, l'era di un professionista, l'era di una professione per Buffon stesso. Ma pensandoci bene, perché Buffon è arrivato a 40 anni e ancora a giocare a questi livelli? Io vorrei tenermi molte parole per futuri video, non tanto per far numero, ma perché come sapete voglio dedicare un po' tutto quest'anno, nel caso in cui si ritiri poi a fine anno, per omaggiare Buffon, perché come sapete per me Buffon è stato tanto, per voi altrettanto, ma per me particolarmente è stato molto, visto comunque come mi sono approcciato al calcio da quando ero piccolino. Quindi mi terrò da parte molte parole, ma oggi voglio soffermarvi, appunto nel giorno del suo compleanno, su una parola. La sua età, 40 anni, il motivo per il quale è arrivato a 40 anni, cosa non comune tra i giocatori. Pur essendo portieri, molti portieri si tirano ben prima e molti calciatori mediamente si tirano ancora prima. Del Piero è arrivato a circa 40 anni di gioco, ma diciamo che la sua carriera al top, del massimo livello, è arrivata a fine 38, dopo aver fatto un anno da praticamente un banchinaro. Buffon arriva adesso, a prescindere dall'infortunio, da titolare, a 40 anni. Quindi diciamo che è un traguardo che pochi sono riusciti a raggiungere. Volevo capire come mai Buffon sia arrivato a 40 anni a giocare a calcio, e lo spiego con una parola: passione. Perché passione? Allora, possiamo parlare di tante cose: genetica, sicuramente Buffon ha una genetica fuori dal comune e migliore di altri giocatori, la stessa genetica che non ha supportato, non so, Ronaldo il fenomeno, aveva una genetica che da una parte è molto buona, vista l'esplosività del giocatore, ma dall'altra aveva delle ginocchia deboli e problemi di metabolismo sicuramente molto importanti. Buffon non li ha avuti, ha avuto un problema alla schiena qualche anno fa, molto serio, ma che ha risolto. La genetica gli è sempre andata a favore, questo perché è una fortuna, questo è anche merito non solo della fortuna, della natura, ma anche evidentemente merito di Buffon. Merito di Buffon è di aver avuto passione, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Con la passione si può far tutto, senza passione un giocatore è finito, perché se non sente la passione e si aggrappa solo a un discorso strettamente professionale e contrattuale di soldi, il giocatore è bello che è finito. Buffon non ha fatto nulla di tutto ciò. Buffon è ancora appassionato e lo si vede nel campo, lo si vede quando si gira verso la curva, quando sei un rigore di Dybala, quando si gira perché sei appunto un gol, un suo compagno di squadra. Si vede nelle occasioni, la passione è questa passione che lo porta a girarsi nei momenti dei rigori per paura di vedere il rigore stesso. Lo fece nel 2006 e lo fa ancora adesso a 40 anni. Lo faceva quando era giovane e lo fa adesso che è più vecchio. La passione si vede in Buffon, in quello che fa, negli abbracci ai compagni, come tratta gli avversari con rispetto, con stima, sbaciucchiandosi e così via. Questa è la passione. La passione ha portato Buffon ad arrivare a 40 anni giocando a calcio a questi livelli, perché senza la passione Buffon sarebbe finito anni fa, probabilmente in quel 2010 che rappresenta per Buffon un calo fisico drammatico. Invece Buffon si è rialzato con le sue forze ed è arrivato dove è adesso. Buffon è uno di quei giocatori, e anche come uomo, che ha fatto tanti errori nella sua vita. Alcuni sono ovviamente, alcuni sono veri, alcuni sono falsificati da chi non li vuole bene, ma sicuramente tutti gli errori che ha fatto li ha pagati, perché li ha pagati perché è sempre stato fondamentalmente onesto, e le persone oneste hanno sempre la facoltà di sbagliare, ma la capacità di correggere i propri errori. Una persona onesta non è una persona che non sbaglia mai, è una persona che sbaglia ma che sa correggere i propri errori. Buffon l'ha sempre fatto ed è arrivato a 40 anni con la stima di tutte le persone del calcio, tranne coloro che del calcio secondo me non ne fanno parte. La passione ha permesso a Buffon di arrivare fin qua, ha permesso a lui di continuare a giocare a calcio, perché gioca a calcio, ma anche a seguire il calcio, perché talvolta senza la passione di Buffon e di altri come lui, Del Piero e così via, la Juventus non sarebbe rialzata nel 2006. La passione ha mosso tutto nella Juventus, in quei giocatori che hanno portato la Juventus a rialzarsi dopo Calciopoli, Del Piero, Camoranesi, Nedved, Trezeguet e appunto Buffon.
e ha permesso a Buffon di arrivare fino adesso dove è arrivato, con le sue forze, con la forza della squadra, dei suoi compagni di squadra. Buffon è amato perché trasmette passione a chi lo circonda, ai tifosi ma anche ai compagni di squadra. Ascoltatevi le parole di Higuain riguardo a Buffon e troverete qualcosa di magico. Guardate i tweet di auguri dei giocatori appunto che ne fanno parte, che fanno parte della Juventus. Guardate il video di auguri che hanno fatto, molto divertente. L'auguri scimmia di Sturaro, similmente, è una cosa molto simpatica. Questo perché? Perché Sturaro e Buffon sono persone di due generazioni diverse, ma il fatto che un ragazzo di 25 anni nemmeno possa chiamare auguri scimmia Buffon vuol dire che Buffon all'interno del spogliatoio è un amico, un fratello, un padre, qualcuno alla pari, nonostante non sia alla pari, perché Buffon è molto di più sicuramente di Sturaro e tutti gli altri. Questo è Buffon. Buffon ha la passione che l'ha sempre contraddistinto rispetto ai giocatori che magari sono fermati prima o hanno continuato solo per esigenze economiche. Buffon, secondo me, ha fatto di più di questi. E quindi per questo Buffon va omaggiato di più, perché è veramente un grande come calciatore, ma anche fosse un grande come uomo, perché ha saputo rialzarsi quando c'era bisogno di farlo, ha corretto i suoi errori, non è mai stato ipocrita, essenzialmente, e quindi forse anche dal punto di vista umano, come modello sportivo, ha molto da insegnare, appunto per questa sua passione sconfinata. Quindi, caro Gigi, caro il mio eroe della mia vita, perché ormai praticamente Buffon lo seguo da quasi 20 anni, quindi diciamo che poi, avendo quasi 26 anni, è della mia vita e non solo di una parte della mia vita, tanti auguri e che siano altri 40 anni di vittorie importanti, che siano nella squadra, nella Juventus, come dirigente, con qualsiasi obiettivo tu ti ponga davanti. Forza di come sempre e alla prossima, ciao! Paura, 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 paura.